Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Oggi abbiamo il grandissimo piacere ed onore di poter intervistare le autrici di Somnia, le artefici dei sogni, e vediamo qui Federica Di Meo e Elena Zanzi, rispettivamente la disegnatrice e la sceneggiatrice di questo fantastico titolo. Allora, partiamo subito con una domanda che nasce spontanea: come vi siete conosciute? Al Comic Con. Sì, guarda caso, proprio al Comic Con. Al Comic Con del 2010 ci hanno presentato in stand, perché io ero passata a mostrare i miei lavori in Panini a delle fiere precedenti e ci hanno presentate. Sì, perché io invece lavoravo già come editor per la Panini. Ah, ok. Però avevo questa, cioè mi piaceva anche dedicarmi alla sceneggiatura. Certo. Quindi quando sono rimasti molto colpiti dai suoi disegni, hanno detto a me di provare a realizzare un progetto insieme. Sì. E guarda caso, io avevo già letto anni prima una storia disegnata da lei e mi era rimasta impressa. Ho detto: chissà come sarebbe bello continuare questa storia, ma per caso, Perché è stato particolare che noi avevamo due storie, una ciascuna, che abbiamo proprio fuso insieme. La storia che aveva letto lei era composta solo da 6 pagine. E io invece, anch'io avrei sempre voluto scrivere una storia sui desideri, sulla magia che avere i desideri. Sì. Quindi alla fine, quando ci siamo incontrate, è stato un po' fare uno più uno, nel senso... E la cosa divertente è che ogni volta che lo raccontiamo sembra che l'abbiamo ricamata apposta. Questa domanda era importante per me proprio perché ne porta poi in due vicine, cioè come lavorare insieme, visto e considerato che pensavo ci fosse un'amicizia pregressa, quindi qualcosa che magari conoscendosi, quindi come lavorare insieme. L'amicizia si è creata poi col passare del tempo, perché io le prime volte non gliel'ho mai detto, ero molto in soggezione nel scriverle, perché conoscevo il suo lavoro, la vedevo lavorare in Panini praticamente da tantissimi anni e mi rapportavo a lei in maniera molto professionale. Certo. Adesso ci mandiamo le regali peluche strani. Ma poi come metodo di lavoro? All'inizio abbiamo fatto un po' come ci pareva, nel senso proprio all'arrembaggio. Hai anticipato anche una delle domande che avrei fatto dopo, come il metodo, come lavorate, qual è proprio il sistema per lavorare. Sì, all'inizio abbiamo provato, ma non è che abbiamo provato dei sistemi, è che di carattere siamo sempre andate d'accordo, quindi è stata una cosa molto naturale il fatto che magari all'inizio pensavamo insieme alla storia e magari la scriveva lei, poi le piaceva come scrivevo perché avevo provato a scrivere. Io ho notato che le correzioni che mi faceva e quello che diceva, i suggerimenti che dava, erano molto più approfonditi di quello che avrei potuto scrivere io. Allora ho detto: scusa, a questo punto fallo tu direttamente. Sì. È stata una cosa naturale, nel senso, perché i nostri, di solito, quando non abbiamo mai motivi di attrito, di litigio, perché quando non siamo convinte di una cosa, cioè una delle due non è convinta, allora cerchiamo di trovare una terza. Cioè non ci capita mai di dire: sì, ma non sono convinta, facciamola lo stesso. Assolutamente. Cioè, insomma, quindi ripeto, insomma, questa era una delle domande. L'altra domanda era appunto: come nasce Somnia? Cioè è un progetto che nasce da una delle due e l'altra è invece proprio la fusione, come dicevi prima. La mia erano proprio 6 pagine, era un nucleo iniziale, che c'era il concetto di questi oggetti che realizzavano i desideri. Di Somnia. E il nome era già quello. Ah, ok. E poi lentamente il mondo si è ampliato. Lei, per esempio, ha molte conoscenze del campo dell'esoterismo, eccetera, ha studiato per anni. Sì, la mia passione, quindi... No, infatti, un'altra domanda che volevo fare era proprio questa, cioè, leggendo Somnia ci si rende conto che è un manga o comunque un titolo trasversale, nel senso che riesce ad attrarre varie tipologie di lettori, da quello che vuole... No, è vero, cioè nel senso, da chi è più interessato alla storia, chi invece ha le dinamiche, chi magari vuole dei personaggi ben definiti, però è altrettanto vero che c'è comunque una forza contenutistica, ecco, per tutti appunto i riferimenti, anche la struttura, l'organizzazione, anche proprio all'interno dei personaggi della storia, che comunque non è un qualcosa da poco, e comunque, cioè, non è facile ritrovare entrambe queste anime in uno stesso lavoro. Qual è il segreto? Qual è, diciamo... Secondo me è che
come dicevamo prima, io e lei andiamo molto d'accordo, siamo d'accordo su una cosa in particolare, a parte tutte le altre, che bisogna raccontare solo ciò che è importante raccontare per te, sia attraverso, certo, i disegni, sia attraverso i testi. Noi volevamo raccontare questa storia, io mi ricordo che a un certo punto ci siamo fatte questo discorso: Fede, ma ha senso raccontare una storia dicendo le solite cose sulla magia che avere i sogni, eccetera, certo, eccetera, sì, o vogliamo dire quello che pensiamo veramente e vada come vada, perché sennò non ha senso raccontare una storia di questo genere. Quindi una sfida dall'inizio. Quindi praticamente alla fine abbiamo detto: se dobbiamo proprio raccontare una cosa del genere, ha senso raccontarla come la pensiamo noi, su cosa è veramente importante per noi. Per cui ci sono stati dei momenti anche in cui ci sono stati dei blocchi nella storia, perché le cose che dicono i personaggi sono cose che abbiamo pensato, certo, e tutti i personaggi rappresentano una parte di noi, e in questa interazione tutto quello che dicono c'è frutto di riflessioni, certo. Per cui ci sono stati anche dei momenti in cui la storia si è un attimo messa in pausa, arenata forse. No, più che arenata è quando ti rendi conto che un personaggio sta dicendo una cosa che deve stupire anche te, ok? E lasciare allora che la storia diciamo si sviluppi, sì, da sola sotto un certo, sì, punto, no, di vista. No, da quello è una faticaccia, no, non si sviluppa mai. No, però, non per togliere, no, senso, assolutamente. No, è che secondo noi una storia di questo genere è una storia che a un certo punto ti deve dare qualcosa. Assolutamente. Per cui abbiamo detto: non scriviamo quello che sappiamo, scriviamo quello che non sappiamo, perché lo scopriremo man mano che, certo, facciamo la storia. Per cui noi abbiamo scritto solo quello di cui eravamo convinte, quando a un certo punto abbiamo detto: ehi, questo mi stupisce, questa è una riflessione che potrebbe veramente essere mia, allora la scrivo. Però per arrivare a quei punti c'è sempre stata un lungo dibattito, anche adesso insomma parliamo sempre di queste cose. Volevamo anche spiegare anche i meccanismi della magia, so che è un po' una, sì, la grande sfida, perché di solito nelle storie, almeno quelle che ho letto io, di solito nelle storie sulla magia non si parla di come funziona la magia. Avviene e basta. Sì, si dà un po' per scontata. Infatti a un certo punto quindi ho detto: senti, non lo fa mai nessuno, spieghiamo che cos'è la magia. Certo. Cioè, sì. C'è un personaggio o dei personaggi ai quali siete particolarmente affezionati? Allora, un po' tutti i personaggi, nel senso, quando scrivi una storia, anche i personaggi che magari non ti convincono all'inizio, semplicemente li hai introdotti come personaggi secondari, a furia di focalizzarti, di scoprirli, poi li ami tutti, questo è a parte, no? Però se dovessi individuare dei personaggi particolari, io direi Jacques, perché Jacques rappresenta un po' la mia propensione ai desideri impossibili, perché ho sempre adorato Alice nel Paese delle Meraviglie, sì, la regina che pensa a tot cose impossibili prima di colazione, sì, sì, e sì, quindi lui per me è proprio... E anche Mattias, il direttore della Corporazione dei Creatori, sì, sono tutti personaggi che sento molto. E Mira, la protagonista. A questo faccio solo una parentesi. Quando abbiamo scelto il personaggio di Mira, noi abbiamo avuto veramente delle difficoltà all'inizio, perché io, per esperienza, edito manga, no? È veramente difficile gestire un personaggio che non prova emozioni, perché il lettore non può identificarsi. Sì. Anche lì è stata una sfida, abbiamo detto: infatti, lo facciamo? Infatti quella era un'altra domanda che, sì, volevo fare, cioè creare un personaggio che va contro forse i canoni generali di una storia di questo genere. Normalmente la protagonista femminile è un personaggio in cui le ragazze, ma anche i ragazzi, normalmente si identificano tantissimo, sì, perché di solito parte con dei problemi in cui i lettori si identificano e partecipano alle sue emozioni. Lei di emozioni non ne aveva. Infatti, cioè, ad esempio, mi viene un paragone che va per opposizione, ovviamente, per contrasto, Maga Albarn di Soul Eater, se conoscete, cioè è un personaggio femminile che nasce con delle forti motivazioni, soprattutto emotive. E invece quello che il lettore si trova davanti quando legge Somnia è proprio questa sorta di, ecco, di smarrimento. Infatti, cioè, anche qui dicevamo: di solito si fa così, noi facciamo l'altro. A maggior ragione in un contesto nel quale la magia ha comunque un risvolto, cioè è comunque fondamentale. Quindi è veramente questo che rende anche accattivante il vostro lavoro. Non è che l'abbiamo fatto solamente perché era una sfida, l'abbiamo fatto perché abbiamo detto: non lo fa mai nessuno, no? Ma sì, raccontiamo veramente quello che pensiamo. Cioè, alla fine, uno degli elementi che si deducono dall'opera è che noi viviamo
sentiamo ogni giorno, no? Però magari sentiamo poco le cose. Certo. Il personaggio di Mira è un po' ingigantito in questo senso, però è vero che magari tu cammini per strada e non noti la persona che ti sta camminando di sorriso a fianco, cose di questo tipo. Sì, sì, sì. E quindi tutto questo trasposto in maniera ingigantita in una storia per renderlo molto evidente, sì, ha dato luogo a questo personaggio che noi abbiamo amato molto perché era difficile da gestire, però l'abbiamo amato proprio anche per quello. Lei praticamente permette al lettore di entrare piano nella magia, perché lei è un personaggio che riflette tantissimo, perché è l'unica emozione che può provare, la curiosità, diciamo, se vogliamo. E quindi ogni passo in avanti che lei fa è lo stesso passo che il lettore fa nella storia. E come inizia a capire e a sentire, speriamo che anche il lettore possa capire. La sensazione che mi ha dato è quella di fare una sorta di passo indietro nei confronti della magia, cioè di non lanciarsi subito col concetto il desiderio, quindi la potenza preponderante della magia, ma entrare attraverso Mira in un mondo che deve comunque essere preso con una certa, non dico distacco, ma una certa distanza per poter poi capire meglio tutto il contesto. Ha fatto proprio questo percorso, è entrata e noi entriamo con lei nella corporazione, sì, e facciamo lo stesso percorso. Quindi il continuo di Somnia, eccolo, facciamolo vedere alla telecamera, il gioco del serpente. Cosa il lettore deve aspettarsi dopo il percorso fatto in Somnia? E ci sarà qualche, non dico cambio di registro, ma qualche evento che spiazzerà ulteriormente il lettore? Diciamo di sì, nel senso, questa è una serie che noi si colloca temporalmente dopo la prima serie, però è una serie che noi percepiamo come complementare, perché la prima serie parla della scoperta della magia da parte di una ragazza e comunque di desideri, a parte comunque le sottotrame, di desideri puri. Certo. Mentre invece questa seconda serie ruota tutto attorno al concetto, i desideri, un desiderio che non può essere realizzato dalla magia, né dai sogni neri né dai sogni normali, perché sì, è un desiderio proibito che non dovrà mai essere provato, e il concetto è: cosa fai tu persona veramente se provi un desiderio che non potrai mai realizzare? Cioè, nella tua vita come fai? Cioè, sai che non potrà mai essere avverato, e tutta la storia ruota attorno a questo, perché quando lavoravamo la prima serie ci sono stati dei momenti in cui eravamo veramente stanche, ma prostrate, perché comunque realizzare un'opera anche con certi tempi è una cosa che ti stanca, certo, tantissimo. Sì. E quindi ci sono stati momenti anche di sconforto, diciamocelo, perché di profonda stanchezza, no? Di oscurità, da cui è nata abbiamo partorito questa creatura. Sì, è proprio complementare, è come se andassimo a scavare nell'ombra, sì, nell'ombra del desiderio, quello che si nasconde alla vista. Quindi diciamo l'analisi dello spettro dei desideri possibili, sì, è in questo caso impossibile. Sì, e tra l'altro tra la prima e la seconda serie, non lo dico per non fare rovinare la trama, comunque passa un certo periodo di tempo che non dico quanto, no? Quindi nella seconda serie i due protagonisti sono loro, che sono nuovi rispetto alla prima, sì, no? Però attorno a loro ritroviamo tutti i personaggi della prima serie, e nel frattempo è successo qualcosa. E tra l'altro ci siamo divertite a fare una cosa un po' particolare, cioè uno se vuole può anche leggere prima questa e poi l'altra, sì, perché sono complementari, perché io una volta quando ero piccola ho letto un manga del numero 8, no? E nel numero 8 la protagonista aveva perso la memoria, quindi io l'ho letto veramente come se anch'io avessi perso la memoria, perché io non sapevo mica cosa era successo negli altri 7 volumi, no? Sì. E dopo li ho letti, dopo la fine della storia, mi ha fatto un'impressione fortissima. Sì. Anche questa parte di questa volontà di proporre due serie che uno può leggere, o la prima questa, la prima quella, per dare proprio una sensazione diversa. Che uno può arrivare praticamente, quando legge, dopo aver finito il primo numero, nel caso volesse subito recuperare la serie, praticamente lo può fare, la trova tranquillamente in fumetteria, sì, e vede, rileggendo il primo della vecchia serie, si chiede come i personaggi sono riusciti ad arrivare a quel punto. Sì. Quindi fa un po' il percorso all'inverso. E facendo una domanda un po' azzardata, c'è già qualcosa in cantiere per il dopo il gioco del serpente che magari riguarda Somnia, o proprio qualcosa di diverso? Beh, diciamo che noi non programmiamo mai niente così lontano, perché le serie ci drenano così tanto di energia che pensare più in là di tot mesi per noi è fisicamente impossibile. No, ma c'è anche un motivo proprio psicologico. Il fatto è questo: per noi quando si lavora sulla storia
noi ci buttiamo totalmente in quello che stiamo facendo e arrivando i personaggi ogni tanto ci parlano proprio direttamente nella testa, ci dicono guarda io questo non lo faccio o voglio fare quest'altro, quindi pensare già ad altro è come diciamo prendere un figlio e certo, portarlo via, è un po' una forzatura insomma, perché ok va bene, cioè nel senso ecco era interessante sapere, viviamo l'attimo, ma questo è dettato e questa è la cosa bella che traspare poi attraverso le pagine, cioè il fatto che c'è, non è il disegnare per esprimere una storia e basta, cioè c'è una passione che muove ecco l'ideazione e la realizzazione di quella storia, di conseguenza perciò la domanda, cioè nel senso cioè, mettersi nella predisposizione di dire vedere cosa c'è dopo. E a proposito di manga che hai letto in passato, che avete letto in passato, ci sono cioè ci sono delle diciamo degli autori o dei disegnatori, delle opere che comunque vi hanno diciamo ispirato, comunque vi hanno dato il là per ma la realizzazione di Somma? Devo dire, più che i manga, credo che la mia passione per i manga sia derivata da quello, e la mia passione per il cinema, nel senso io adoro il cinema, i film, come il montaggio, come costruiscono le scene, sì. Per cui io, quando immagino una sceneggiatura non la immagino come un fumetto, la immagino come un film. Anche i passaggi tra le varie scene, le carrellate, eccetera, nella mia mente sono cose in movimento che cerco di tradurre in un linguaggio in bianco e nero su tavola. Certo. Quindi mi hanno condizionato un po' i promo cinematografici, tutti i film che ho visto, che sono veramente tantissimi, e proprio il modo in cui in certi tipi di film si riesce a con eleganza passare da una situazione all'altra, da un personaggio all'altro, proprio il linguaggio cinematografico. Dal punto di vista proprio del linguaggio del fumetto, il manga era una cosa da cui noi abbiamo preso la tecnica narrativa, perché tra tutti i vari stili che ci possono essere, proprio a livello di grammatica della struttura della storia, è uno dei tipi di fumetto più dinamico e improntato a una compartecipazione emotiva del lettore con i personaggi. Quindi ci sono scene anche fatte solo di silenzi, per esempio, che sono molto cinematografiche da questo punto di vista, perché il fumetto ha bisogno del testo, di solito il fumetto ha questa compartecipazione molto forte di testo e immagine. Nel manga a volte il testo viene lasciato da parte perché il non detto in Giappone è comunque un concetto molto profondo. Certo, ma tocca l'animo dell'individuo prima ancora che del personaggio, insomma, questa è una cosa molto bella. E quindi ecco un'altra domanda che volevo farvi a proposito del manga e della struttura. Perché ecco in questo senso prediligere il manga, abbiamo detto, rispetto alle altre cose, cioè favorisce questo tipo di discorso e anche di dialogo con con il lettore. Ci sono dei preconcetti che devono essere sfatati da parte del lettore che si avvicina per la prima volta magari al vostro lavoro, o comunque o una predisposizione mentale oppure no? Ma a livello di preconcetti direi che non abbiamo mai pensato alla nostra opera in termini di manga o di altro, abbiamo pensato come un fumetto, poi se una persona voleva accoglierlo in un modo o nell'altro, cioè sono cose che ci hanno toccato relativamente, nel senso noi ci siamo concentrati solo sul fare qualcosa nella maniera migliore che potevamo. Il motivo per cui abbiamo scelto lo stile manga è che in realtà non è stata una scelta, ci piaceva la cinematograficità, volevamo fare un'opera con una forte immedesimazione emotiva del lettore nei personaggi, e negli anni ho fatto anche molte interviste a persone su questo, esperti del settore, perché scrivo per Anteprima. Negli anni il Giappone ha sviluppato un vero e proprio linguaggio delle emozioni da un punto di vista visivo, perché se pensiamo per esempio che loro, anche solo la forma dei balloon, ci dà l'idea del tono di voce. Certo. Sono cose che adesso sono un po' degli ibridi, però è nato con loro, perché loro avevano come interesse esprimere le proprie emozioni, quello era il focus principale del fumetto. Quindi nel momento in cui noi volevamo far immedesimare fortemente il lettore, allora è un percorso quasi che abbiamo sentito, ma non obbligato, l'abbiamo sentito e basta. Per noi, anche io parlo graficamente come disegnatrice, è un linguaggio naturale, è una cosa che io mi porto dietro dall'infanzia. Siamo nati in una generazione in cui accendevi la televisione, quello che vedevi erano gli Oscar, lo vedi ancora, grazie al cielo, ed era proprio
questo la differenza che colpiva guardando gli anime e poi incominciando a leggere manga negli anni 90, poi alla fine è veramente qualcosa che non trovavi da nessun'altra parte. E allora per noi è stata proprio una scelta naturale. E a livello di preconcetti e cose così, è stato carino quando abbiamo fatto la prima serie, quindi stiamo parlando di 2 anni fa, perché adesso siamo già il terzo anno praticamente che lavoriamo, e molti lettori sono venuti da noi dicendo: guarda, io non credevo che potesse esserci in Italia un prodotto così curato anche tecnicamente, perché negli anni passati si era provato a fare qualcosa del genere, ma non c'erano ancora le conoscenze per poterlo fare. E noi abbiamo studiato tanto, io sono 15 anni che praticamente studio questo linguaggio, e ce lo stiamo portando dietro. E vedere anche persone che avevano dei preconcetti e hanno preso per sfida il fumetto e l'hanno provato e gli è piaciuto, è stata la miglior soddisfazione, Quindi Somnia è la realizzazione di un desiderio? Per il momento sì, noi andiamo avanti perché non c'è fine, c'è solo una continuità, una direzione, come diciamo dei volumetti. Parlando adesso sotto il punto di vista di un appassionato che vuole fare della passione il proprio mestiere, qual è il consiglio che dareste ad un aspirante sceneggiatore, ad un aspirante disegnatore? Io do un consiglio molto specifico, e cioè di stare attento al tempo che ha, perché realizzare un fumetto richiede un quantitativo di tempo veramente enorme ed è un'attività che ti assorbe completamente, non lo puoi fare nelle pause di tempo, e comunque richiede un enorme lavoro a monte di esperienza, per esempio nella sceneggiatura, di far parlare i personaggi ognuno con il suo linguaggio, per esempio, oppure di montare bene le scene e via dicendo, no? E disegnare richiede tantissimo tempo, per cui a volte ci è successo di persone che ci chiedono dei consigli e noi diciamo: quanto tempo hai per farlo? Perché quando lavorerai per una casa editrice avrai delle scadenze da rispettare, e anche creare a tempo, anche quello è un punto da tenere in considerazione. Cosa avere tutto il tempo del mondo invece doversi... Secondo me la prima cosa di cui deve essere consapevole una persona è quanto tempo ha e quanto tempo vuole dedicare a questo. La nostra vita è praticamente quella, anche quando dormiamo ci andiamo direttamente a pensare, no, è proprio questa è una passione che si fa quando uno è votato a sacrificio, ma proprio nel vero senso del termine, perché quando parliamo di sofferenza è dedicato anche al fatto che passiamo giorni senza dormire, oppure se dormiamo poco e male, ma è fatto con la consapevolezza che puoi fare solo questo e nient'altro. Cioè, se uno sta male, se non disegna e gli piace farlo sulle 12-13 ore al giorno per circa 2-3 anni, 14 anche 16 ore, allora forse può cominciare a fare questa strada. Va benissimo. Elena, Federica, vi ringraziamo davvero di cuore, perché è stato veramente un piacere, maggior ragione poter avere, ripeto, l'occasione di parlare con persone che non vivono di questo, ma soprattutto che si vede, ci mettono impegno e si vede, ripeto, insomma, siamo veramente, tutto lo staff è rimasto colpito dalla data. Va bene, dai, grazie, così ci hai dato un po' di energia. Assolutamente. Ma quindi... l'hai fatto riprendere, stamattina stava di un male che non vede. Allora ci fa piacere veramente. Il giorno prima, diciamo, era meglio se non mangiavo pesce alle 23. Ok, quindi se volete fare un saluto a tutti i nostri amici di animemanga.it. Ciao a tutti e grazie mille. Ciao, alla prossima. Alla prossima.